Io devo parlare di due elementi che sono come se fosse, come se uno parlasse di qua della pasta, no? Il presente, la pizza e la pasta, no? E invece dalla nostra parte è la Pachamama, è presente ovunque, è presente, tanto è che viene condivisa in ogni contesto, sia a livello familiare, sociale, nelle festività, nella religiosità, anche con il sincretismo, con il cattolicesimo. La Pachamama, in due parole, la gente lo identifica come madre terra, no? È la cosa più facile che no? Però vale dire, no? Che non viene riferito alla parte fisica della terra, non c'entra la parte fisica, viene riferita alla sostanza, cioè all'essenza, a quello che significa per te, a quello che rappresenta per te la terra, perché la terra ha un altro nome che viene identificato, riconosciuto come Alpa, l'elemento terra, Alpa Mama, l'elemento terra, Pachamama, l'essenza della terra. E quindi questa grande madre è tanto come se uno parlasse del Wakantanka di 500 nazioni negli Stati Uniti, no? Quello che era una volta. E il grande spirito, no? Cioè quello che è presente in ogni cosa, in ogni momento, che trascende spazio-tempo, no? E che sicuramente anche crea la unità tra energia e materia, e quindi Pachamama è anche universo, anche terra, anche mondo, anche mare, anche tutto quello che esiste. La grande madre in qualche maniera è onnipresente nella civiltà, nella cultura in America e soprattutto nelle Ande e più di più nei paesi tra Bolivia, Perù, Ecuador, Argentina e Colombia. Un po' di meno nel Brasile, un po' di meno. Il Brasile è sicuramente conosciuta come Nana, ok? Però, vabbè. E poi il secondo è un aspetto femminile anche. Il secondo sarebbe l'Apu, no? L'Apu. Apu, io ho aggiunto la L, no? L'Apu, no? L'Apu, ok? Le montagne. E insisto, non si tratta di definire la montagna come qualcosa di fisico, no? È l'essenza di questa montagna, lo spirito di questa montagna, cosa significa questa montagna. E gli andini dicono che ogni, per ogni persona è corrisposta una montagna, così come sarà un albero, un animale. Una montagna di potere a te uno neanche lo sa, pensate voi. E lui dice, ma sei nato per appartenenza la tua pacarina, cioè sei nato e dove tu hai messo le radici, ma ti sei dimenticato. Vabbè, comunque diventa il punto di riferimento, la montagna più tutelare, si dice, ah, beh, quella è il tuo Apu. Anche tu non lo sai, non lo accetti, non è tuo, però si dice così. Lo puoi lavorare? Sì. Lo puoi integrare? Sì. Lo puoi fare tuo? Sì. Puoi mettere le radici? Sì. Puoi mettere queste corde chiamate seche e integrare con una rete, no, di energia nel mondo? Sì. Lo puoi fare? Sì. Ah, perfetto. Allora, se io sto, se sono nato, per esempio, con una montagna del tipo Misti o Sarasara o Ascarano, Machu Picchu, ok? E quindi, comunque, ok, però con questo, in questo senso, io sono vissuto 10 anni in Africa e 15 in Italia, allora ne hai una seconda e ne hai anche un terzo. Chi li mangiare anche sarà il tuo Apu, anche il Monte Bianco sarà il tuo Apu, e quindi puoi creare una rete di luce che viene definito come secche, e poi utilizzare questo come una risorsa del radicamento. Ah, allora. E se mi apre un sacco di porte, dico, ma però a cosa mi serve? Cioè, radicamento.
Yo no sono una pianta, io non sono un albero. A cosa mi serve, no? Quelli eccetici sono fantastici, no? Ci aiutano tanto. Vabbè, energeticamente, metaforicamente, come se si trattasse di qualche simbolo, prima prova il lavoro e poi ne parliamo. Se tu decidi di provare una dinamica o una pratica per cui l'APU viene integrato, poi vedremo, poi si vedrà se ti serve o se non ti serve. Poi si parla anche della Giusta, no? Lo spirito femminile, no? Il fiume, l'acqua dolce, l'acqua salata, tutto quanto. Ah, l'APU e la Giusta sono due elementi che sono presenti e entrambi sono figli della Pachamama. Okay? Figli della Pachamama. Ok, e allora, in Perù è pieno di APU, come qua, le montagne, l'Appennini, le Alpi, pazzesche, tante montagne. Vabbè, però come posso io integrare? Una volta detto, guarda, tu lo vuoi fare? Sì. Vuoi andare? Sì. Ok. Hai scelto la tua montagna? Sì. Dai. Ma questa volta andrai da solo. Okay. Il sasso, no? Vabbè, il grande sasso. Vai, più da Monti Civilini, no? Però devi costruire un tamburo, ok? Andrai una giornata, tutta una giornata, suonerai il tamburo, canterai, se non sai non importa, canta, e la montagna ti deve accettare. Ecco come mi va a accettare, io pago, entro. No, non va in quel senso. Vive un'esperienza con la montagna, camminando, esplorando, osservando, sentendo, percependo, respirando nella montagna, urlando nella montagna, ritrovati con la montagna. E alla fine di tutto, se tu senti quella sicurezza, ti fidi della montagna, rientra. È una esperienza incredibile. La medicina della montagna ci dà tanto e consente di a volte decentrare quando uno mette tanta energia mentale, per esempio. Io sono ossessivo, non posso uscire di questo sistema di pensiero, sono intrappolato dal mio stato di coscienza e quindi sono qua. O ho fatto le mura, no? Come le antiche città, no? Qua in Europa medievale, no? I muri di 3, 4, 5 metri perché nessuno possa entrare. Mi sono costruito già un cervello così, non voglio che niente entri, no? Ho un sacco di problemi, non sono capace di risolvere questo punto, neanche questo. Invece, uscendo, no? Amplificando lo stato, no? Di coscienza, uscendo dalla zona di comfort, è lì la chiave. Il passaggio, il cambio di stato di coscienza è la miglior terapia che uno può trovare. Se sono ansioso, sono depresso, se ho già un'ossessione per questa idea, cambiare lo stato di coscienza tramite il rilassamento, tramite il respiro, tramite la terapia psicocorporea, tramite il tantra, tramite il massaggio. Quindi, perché faccio questo? Perché sto motivando il cambio nello stato di coscienza, migliorando, arricchendo, amplificando, cambiando, e magicamente quando uno riesce a fare il passaggio, adesso mi trovo bene, sì, prima ero, madonna, avevo una tonnellata di pensieri, adesso sembra di no. Ok, quindi l'esperienza nella montagna è importantissima e può offrire eventualmente una saggia medicina antica, riconosciuta in tutto il mondo. Voi siete pieni di montagne. Dovete lavorare con le montagne su un sacco di dinamiche, un sacco di pratiche che
Negli anni scorsi ci hanno trasmesso, quando uno pratica il Samichakui, il Sawachakui, il Kuchamihui, sì, un sacco di pratiche. A volte ho detto, no, più pratiche di persone guarite, però io credo che le persone possono seguire un percorso, arricchire e far crescere queste mura, spostarle un po' più in là, che sia un po' più lungo il muro che mi sono costruito, no? Che è alto 10 metri, nessuno entra, quindi lo sposto un po', amplifico. Integro nuove pratiche, integro una disciplina, lo posso fare? No, mi piace il calcio, no. Allora, posso integrare? Ma sì, se voglio andare avanti con certa trascendenza, se ho veramente dei propositi, potrei consentirmi di fare questo, ma se io voglio una vita così, anche giusta, serena, va bene anche così. Sono delle proposte, sono iniziative, ok? È solo una così. Sto facendo ipnosi. Ok, e questa è l'acqua. Andiamo avanti perché adesso sì. Ok.